Sacro nell'arte con Francesco Santoro. Salve, sono Francesco Santoro, mi occupo di arte, come vedete mi ritrovo in una cupola dove ci sono delle pitture. Sono qui a New York propriamente per concludere questo progetto, è un progetto che implica tutto quello che è la pittura, o rimanda un po' a tutto quello che è la pittura dell'arte sacra, e che noi svolgeremo e che avremo modo di parlare differenti opportunità e occasioni in merito a quello che è stata l'arte sacra nella storia dell'arte, in particolare nella storia anche del Rinascimento, per quanto si dica che il Rinascimento è il punto centrale dell'uomo, ma se noi vediamo bene c'è tutta una ricerca dello spirito, del sacro, e lo dobbiamo tutto questo alla Chiesa, all'ambito della Chiesa, dei differenti papi che si sono succeduti e quindi allo sviluppo dei grandi maestri che sono qui incisi anche in questo momento storico. Mi occupo di storia dell'arte e mi interessa farla conoscere e parlarne, e in particolare, ripeto, del periodo rinascimentale, del periodo che va da Giotto a Leonardo, Michelangelo, Raffaello e lo stesso Caravaggio e chissà anche oltre, però fermiamoci al Caravaggio. Ecco, questo è un periodo storico in cui noi possiamo trovare non solamente una certa identità, parlando di noi italiani, quindi un certo DNA propriamente italiano, ma è un periodo storico nella quale l'arte ha raggiunto i massimi livelli proprio della sua sacralità.